sicure di assumere abbastanza calcio? I bianco-blu i bianco-blu E brasiliano si dice tatonci. Questa è la canzone intelligente, che farà cantata dessa gente. Questa è la canzone intelligente, che farà cantare, che farà bailar, che farà bailar. E bianco blu, riattaccatanci, riattaccatanci, riattaccatanci. E bianco blu, riattaccatanci, riattaccatanci. E brasiliano si dice tatonci. Maccherò, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne mangio. Nuovo appuntamento con il calcio sui maccheroni. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori e ai nostri amici della Web TV in diretta da Punto Radio Maurizio Ferlaino, e ovviamente poi li ascolteremo. Ci saranno in collegamento anche Federico Mulas e Marco Fotti dall'Osteria I Due Ladroni di Novara. Una grande puntata, perché finalmente c'è da commentare una partita, la partita dell'esordio del Novara Calcio in Serie A dopo 55 anni. Un pareggio soffertissimo, bellissimo e ricco di emozioni. E dunque non perdiamo ulteriormente tempo e andiamo ad ascoltare i nostri inviati in quel di Novara, proprio nella città gaudenziana. Marco, spero tu mi senta. Pronto Marco, ci siamo oppure no? Siamo in collegamento, per cui ne approfitto per salutare Maurizio Ferlaino, tutti gli amici di Punto Radio. Ci ha raggiunto l'ospite, per cui rifacciamo i saluti anche per gli amici della radio. Grazie al sindaco Andrea Ballarè, e stiamo cercando di capire insieme a lui come ha vissuto questa domenica d'esordio da primo cittadino, quindi da primo tifoso del Novara Calcio. Con molta apprensione, e l'ho chiusa con buona soddisfazione. Devo dire che è stato, io purtroppo non ho potuto partecipare perché insomma gli impegni di rappresentanza mi hanno tenuto a Novara per altri eventi sportivi, però ho visto la partita e ho sofferto tanto quanto fossi stato là. I primi 24 minuti, i primi 24 minuti di blackout, direi. Forse giusti, mi hanno detto che i ragazzi erano tesi come delle corde di violino, giustamente, perché insomma l'esordio è sempre un passaggio molto importante, ma credo che questo risultato, come si è dipanata la partita, invece porti ad un risultato ottimo che va ben oltre il pareggio, perché partire diciamo con paura e accorgersi man mano che le proprie capacità, le proprie possibilità ci sono e vengono fuori sul campo, e recuperiamo due gol in casa dell'avversario e sfioriamo la vittoria all'ultimo minuto, credo che sul morale e sulla l'autostima e la considerazione della squadra valga moltissimo. Proprio questa è la dinamica, la cronologia, certo, la cronologia dei fatti. Ho visto oggi qualcuno. Ho parlato con Massimo De Salvo che mi ha raccontato che, come al solito, non c'era lui, ma lui mi ha detto che lui non va in trasferta, non viene perché per scaramanzia. Che cosa le ha detto? Niente, mi ha raccontato appunto che siccome poi lui soffre molto questa partita, credo di non rivelare nulla. No, anche se devo dire non lo dà a vedere, quindi è ancora più sofferenza, credo. Sì. Però insomma, chiaro, l'ha vissuta a casa questa partita e mi ha raccontato un po' come insomma il pathos che evidentemente questa partita gli ha generato ieri. Insomma, recuperare due gol alla prima partita in Serie A in casa dell'avversario è una bella impresa, insomma. Credo che lui abbia vissuto come tale, concorda con l'analisi che ho fatto io, naturalmente. Poi è persona molto prudente, come anch'io sono, e quindi facciamo un passo per volta, ma va bene così, anche che l'avversario
ci snobbi un po', pensino tutti che siamo i primi candidati alla retrocessione. Io forse lasciamoglielo pensare, che poi a volte le sorprese si rivelano proprio in questi casi. Una squadra concreta, una squadra la definirei onesta, una squadra pulita, che ha raggiunto un grande risultato con gli sforzi, la concentrazione, la fatica di tutti i giorni, e che quindi è un bel esempio da portare avanti. E lo sport serve per questo, oltre che per farci divertire, deve essere un esempio. Se la nostra città, così com'è, sta crescendo, cresce dal punto di vista sportivo, i vivai, le squadre di calcio che ci sono, hanno davanti un bel esempio, è un grande passo per la città, per la nostra società proprio. E questo è la direzione nella quale dobbiamo spingere, ed è il messaggio che dobbiamo dare alla città. Il tifo è una cosa bellissima. Ecco, la interrompo solo un attimo perché ritorniamo in collegamento intanto, anzi siamo già in collegamento di nuovo con Punto Radio. Andrea Ballarè, sindaco di Novara, nostro ospite, stava parlando di un aspetto molto importante che peraltro introdurrà un argomento serio che tratteremo, cioè quello dell'organizzazione al di fuori dello stadio, che ci vedrà subito messi alla prova in maniera molto dura nel primo impegno casalingo contro una grande, possiamo dire grande dopo quello che abbiamo visto ieri sera. Sì, sempre una grande squadra. Sempre una grande squadra. Una grande squadra, lo dico perché da ex, come dire, simpatizzante interista posso permettermelo. Per cui ci sarà subito una prova per la città e per l'organizzazione. Però stavamo parlando della tifoseria. Speriamo non cada nelle provocazioni. No, ma io sono certo che sapranno gestire in modo adeguato questa grande opportunità e questa grande vetrina per la nostra città. Sono tutte persone, ma tutti i tifosi, la tifoseria organizzata, ma anche tutti i tifosi di Novara sono persone che amano lo sport nel vero senso della parola, e sono certo che sapremo dare tutti insieme un grande esempio di sportività e di amore per il calcio, quello vero, che è quello che fa sì che poi le madri portino i bambini a giocare al pallone con fiducia e senza timori, rifuggendo quell'immagine che a volte viene data di uno sport un po' deviato, un po' malato, che credo che non piaccia a nessuno. Siamo qui all'Osteria I Due Ladroni, che ha subito, peraltro credo in maniera, insomma non è per piaggeria, ma ha ben rappresentato il novarese, la cucina novarese. Noi l'abbiamo raccontato anche nelle scorse settimane. La scorsa settimana c'è qui il nostro Gianluca Corradino, che poi chiameremo in causa, magari possiamo anche, no ma aspettiamo un attimo, non ti puoi sdraiare sul divano, vieni in braccio a me, vieni. Dicevamo, prego accomodatevi. Dicevamo la volta scorsa che Sky Giappone, e qui sul Giappone a sorpresa poi nella seconda parte presenteremo un ospite veramente gradito che aprirà una rubrica simpaticissima della nostra trasmissione, ce l'auguriamo che possa piacere. Sky Giappone è venuta qui a cercare di capire quali sono i piatti del territorio, l'enogastronomia del territorio, e ha tradotto tutto in giapponese e ha fatto un po' capire che cosa si aspetterà dal punto di vista dell'enogastronomia Morimoto. Questo è un mercato ed è un'opportunità enorme. Io sono felice di questa loro presenza. Tra l'altro pochi mesi fa sono stato a cena a casa del console giapponese a Milano, non lo sapevamo. E perché poi apriamo la stagione teatrale con la Madama Butterfly. Certo. E il console sarà chiaramente invitato, ho invitato anche il ministro, ho mandato una lettera al ministro della cultura giapponese che forse viene in Italia. Ma ce lo farà sapere assolutamente. E ci piacerebbe molto, ecco, che il rapporto, il filo diretto Novara Giappone, che tra l'altro potrà vedere anche dei begli eventi il prossimo anno, perché il prossimo anno potremmo avere i mondiali di Kendo qua a Novara e anche altre iniziative proprio riguardanti la cultura giapponese, e questo anche di Morimoto oggi, e la loro attenzione, la grande attenzione che loro stanno dando, è un bellissimo passaggio. Spero che tutti questi momenti rappresentino un filo che ci porta a legare la nostra città con il bellissimo paese che è il Giappone. La buona riuscita di certi avvenimenti, lo diciamo subito, sindaco, dipende anche dalla collaborazione dei cittadini, su questo no. Ma io anche su questo aspetto mi sono espresso. Credo che Novara sia una città che per dimensione è in grado di autogestirsi e di
e di collaborare in questi grandi eventi. Cioè, io vorrei veramente che Novara, per questi grandi eventi novaresi, ma per tutte quelle che sono le manifestazioni che vanno, che la interesseranno, le sentano come proprie e si comportino i novaresi proprio quasi come gli organizzatori. Allora, di qui esempio la richiesta di dire allo stadio andiamoci in bicicletta o andiamoci a piedi, perché Novara, a Novara si può andare in giro in bicicletta, si può andare in giro a piedi, poi ci saranno gli autobus, ed è chiaro che una collaborazione, ad esempio, soltanto dal punto di vista logistico, poi ne parleremo, ma dal punto di vista logistico in questi termini è fondamentale per la riuscita. Se uno fosse stessa a Milano sarebbe già più complicato, no? Probabilmente, ecco, gestire milioni di persone. Novara se lo può permettere. E dobbiamo ricordarci che se la nostra città reagisce bene, siamo sempre lì, si dà l'immagine, si dà l'idea che Novara è quello che è, effettivamente una grande città di persone responsabili. Manca ancora una vita, ragazzi! No, ho paura che la persa, che la persa! Toni, restano solo 9 secondi. Se ci fermano dentro il campo è finita, non abbiamo più time out. Che vuoi? Questi sono i rischi del mestiere, Nick. 9 secondi alla fine, Miami in attacco. Set! Occhio al linebacker! Turn right, right, hand! Le notizie di Novara, provincia e dai territori. Novara.com. Le voci, i pareri, i personaggi. Novara.com. I fatti, gli avvenimenti e l'attualità in real time. www.novara.com. L'informazione locale quotidiana a portata di click. www.novara.com. Facciamo opinione.